La stagione maledetta del Cesena è stata confermata con quanto accaduto a Chiavari. Contro l'Entella il provvisorio vantaggio non è servito ad evitare la sconfitta, un sintomo che condanna i bianconeri a lottare per la salvezza fino al termine del campionato. Eravamo passati in vantaggio subito con l'Entella. All'inizio avevamo attaccato solo noi, poi ci siamo un po' schiacciati all'indietro e ci hanno fatto gol di rigore, che secondo me il rigore era netto. E poi il secondo tempo loro si vedeva che erano più stanchi di noi, infatti noi siamo andati molte volte al tiro con Vitale, con Crimi, un'altra azione ha fatto. Poi loro, per un errore nostro, però cioè, ci può stare, sbagliare, sono partiti in contropiede e hanno fatto il 2-1. Per la 33esima giornata le luci dell'ex Fiorita daranno slancio al big match con la capolista Frosinone, una sfida dall'alto tasso di difficoltà. Sicuramente noi dobbiamo avere la testa da squadra, diciamo, penultima, terz'ultima in classifica dove siamo, quindi dobbiamo essere cattivi su ogni palla e non dobbiamo concedere all'avversario di giocare tranquillamente, altrimenti sappiamo come sono primi, sono forti, quindi noi dobbiamo buttarla più sulla cattiveria, così sui contrasti, che almeno facendo così si potrà ottenere un risultato buono.